Mi dai tanto è veloce, tanto perché anche paura. Noi, dato che siamo una società, siamo e vogliamo essere rispettati, perché sicuramente nelle ultime due partite con quella di oggi sono successi così degli episodi a nostro favore, vedo che tutti si lamentano perché succederà un po' tutte su Savona, mica Savona di qua di là, e allora anche noi vogliamo rispetto, perché si può sbagliare, possono sbagliare, sbagliamo tutti nella vita, però diciamo non ricevi neanche delle spiegazioni, vieni allontanato così, diciamo anche magari in maniera maleducata, questo non ci stiamo. Ecco, io volevo dire solo questo, rispetto, noi lo diamo a tutti, Renate bella fa, bella società, tutto quanto, però si esige rispetto da parte di tutti, e questo perché gli episodi ci stanno anche nel calcio di Pariano, però ultimamente diciamo ci sembrano un po' troppo a sfavore, ecco, è questo, perché noi quando le altre squadre così meritano di vincere siamo i primi a fare i complimenti, però stanno succedendo delle cose che non ci piacciono, basta. Si riferisce al gol dato, al gol, dato che non si è capito. Diciamo anche al gol lei come diciamo, l'ha interpretata, che ma il io gol dato non dato. Da quello che ho visto che segnaline. Con la mano ha aperto la mano e ha gli ha dato un segnale. Ha dato un segnale. E l'arbitro l'ha proprio guardato, perché l'arbitro non l'ha dato subito. Da quella posizione lì ha guardato il segnaline. Ha capito che. Gli ha detto andare. Basta. Dopo, primo tempo, non lo so, quella lì sul fuorigioco, diciamo anche lì è tutta da interpretare la situazione. Però questo. Il Renate esige rispetto da parte di tutti. Posto. Grazie.